quel rumore, punto, fine. Allora, siamo in Russia. Siamo in Russia, 1942. Cosa c'era in Russia nel 1942? Serve neanche dirlo. No, le stesse robe ci sono adesso. Cioè, neve, fiumi ghiacciati, freddo, tanto freddo. Ma soprattutto? E la guerra. La guerra, se continua così con l'Ucraina, mi sa che c'è pure che quella... Cioè, ai noi. È purtroppo. Allora, siamo sulle rive del Don. Del Don. L'avanzata dell'esercito tedesco è... dei suoi alleati, cioè noi, i geni della lampada, no, italiani, si è aggregata fino là. Caposaldo, fino a un certo punto saldo, perché dopo un po' si tenta di sfondare, siamo arrivati fino al Don. I russi sburtano, cioè, c'è il rischio della manovra a tenaglia, cioè i russi minacciano di tagliare le retrovie, quindi di isolare. Arriva l'ordine di ritirata. Via tutti. Parte la grande, drammatica, dolorosa, tragica, famosa ritirata della Russia. Quando si dice ancora oggi ai bambini, teoria di Russia, si intende proprio quella roba là. Allora, l'esercito... tenta di rientrare, freddo, piedi si gonfiano, fame. Proprio una cosa, cibo nisba, proprio nisba, l'isba, l'esercito, cibo caldo, l'esercito fuori dalla isba, nisba. Tutto questo non c'è nell'isba, l'esercito trova un po' di conforto, un po' di calore umano, un po' di quella umanità che sembra persa nella steppa russa. Sono le famiglie russe che aiutano i nostri soldati. Pensate, un tentativo di conquistare la Russia, e non è il primo nella storia dell'umanità, perché ci aveva già pensato un altro piccolino, Napoleone. È lui, fra l'altro, cioè ci aveva già provato, ma a cavallo, con i cavalli quella volta, per dire. A piedi siamo andati noi. Questa ancora una volta testimonianza in prima persona da parte di un sergente che l'ha vissuta per dimostrare che la guerra non serve farla per capire che è una cretinata. Eppure ancora oggi noi tentiamo, una settimana fa volevamo fare la guerra alla Libia, per dire. Immaginarsi l'intelligenza dell'uomo. La storia non insegna. Il sergente della neve, venite. Il sergente della neve. Sergente della neve di Mario Rigoni Sterne. Questo è il protagonista di questa puntata. Con loro che applaudono. Protagonista. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Protagonista di questa puntata di PN Books. Basta leggere male. PN Box, viene fuori PN Box. Esatto. Siamo al terzo appuntamento, quindi siamo ai quarti di finale. Terzo appuntamento dei quarti. Che bravi in matematica, è giusto? Siamo al terzo? Sì. Sì, siamo al terzo. Allora, si sono sfidate già quattro squadre, sono uscite vincitore, è plurale, è femminile, vincitrici, che sono il Flora, istituto di botanica, come tutti sappiamo, e il Leo Maior, che è il Maior, il Maior dell'altro, che non poteva essere altrimenti. Oggi vedremo chi sarà il vincitore tra il signor Mattiussi e il Don Bosco. Allora, vogliamo conoscere questi nostri partecipanti? Vogliamo conoscere? Sì, è una domanda retorica, si sa già la risposta. Allora, non serve farla. Vabbè, sì, ho capito, ma serve un po' così. Va bene, allora dai, andiamo un po' nel... Allora, conosciamo gli sfidanti. Cominciamo da Emily, voi. Come ti chiami? Cioè, come ti chiami? No, Emily. Allora, presentatevi. Emily, sì. Emily. Come mai? Proprio tra i tanti nomi che c'erano in anagrafe a disposizione. Teresa. È andata così. Non potevi sapere. Ma anche Esther, per dire, con l'H. Anche no, Esther con l'H, invece no. Passa... Emily, con l'A. Y. Bene, passiamo a Esther, che sarà la portavoce della squadra del Don Bosco. Ma lei, in realtà, secondo me, è portalavagna. Emily è portavoce. Vabbè, e lui è portabatocchio. Francesco è portabatocchio. Quella che scrive la cosa. Loro i nomi, perché li dico io? Bene, io sono Esther. Esther, forte e chiaro, microfono vicino alla bocca. Bene, allora...
Passiamo io Francesco. Francesco lui si domanda. Io Francesco? Questa. Sì. Bravo, questa, mai aver sempre dei dubbi, vai. Io sono Isabel. Isabel. Io sono Giulia. 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 Samuele. Samuele. Francesco. 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 Francesco? Di. Beh, questo è importante. Francesco, perché da casa dicono, chissà chi sarà. Sono loro. Io sono Carlo. E tu sei Carlo. Normale. Bene, voi venite. Normale, vedi che ce n'è uno. Voi intanto venite uno da. Da. Pordenone. Pordenone, ma qualcuno anche da la provincia. Perché la scuola. Dai, per scontato. Sono scuole superiori e quindi provengono da tutta la provincia. Cioè, siete di. Cioè, no, sì. Parliamo della vostra scuola. Parliamo. Questa scuola. Come mai? Come mai avete scelto questa scuola così? Beh, anche per... in italiano ah sì sì, non so. Studiano greco questi, no, latino, dai, so, magari uno so. Sa anche le lingue. No, no, così, perché è... Voi beh, siete un liceo. Noi siamo, un liceo? Sì, due licei. Due licei al prezzo un di uno? È un istituto, sì. È un istituto. Tre. Quindi il prezzo. Aspetta, di... chiariamo. Allora, liceo? Allora, liceo classico, sì. Liceo scientifico e istituto tecnico economico. Istituto tecnico, quante ore fate? Cioè, ma scegliete voi, non è che fate tutto. Chiaro, ognuno fa il suo. Ognuno fa il suo e qui siete misto mare. Sì, misto mare. Un misto mare. Qualcuno dalla prima. Qualcuno. No, 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 tutti. No, però sono i tre. Quinta, quarta, quinta. Quarta, quinta. Bene, c'è ancora la maturità? Esiste ancora la maturità? Sì. Bene. C'è ancora quel momento. Allora, passiamo al signor Mattiussi. Mattiussi. Buongiorno. Rama. Rama. Come ti chiami? Rama. Cioè, sì, beh, ovviamente, Rama. Rama. Bene. Voi invece siete istituto Mattiussi, che è? Ragioneria. Ragioneria. Sì. La vecchia, si dice ancora ragioneria? No, adesso si chiama. Tieni bello vicino. Istituto Tecnico Statale Settore Economico. Settore economico. Ma ora che compili il modulo è passando il semestre. Esatto. Vabbè, è ragioneria. Allora sì. Passiamo. Grazie, il microfono Rama. Ai tuoi colleghi. Io sono Aya. Aya. Sì. Aya. Un nome doloroso. Da. Aya. Io sono Valentina. Aya. Valentina. Simone. Simone. Giusy. Sonia. Sonia, andiamo di qua. Occio, occio. Miguel. Quindi tu, la famosa Miguel son me, puoi dirlo. Sì. Cristina. Cristina. Allora, Cristina scriverà, Miguel suonerà il batocchio. Facciamo una prova batocchio. No, è una prova, una prova pulsanti. È un po' mosci, devo dire, un po' mosci. Un po' più nervoso. Il batocchio va sbatocchiato bene. Allora. È un lavoro di polso, non so sappiamo, se... Sappiamo tutti no, cosa succederà, no, vabbè, cosa succederà fra poco. Non è facile. Siamo in diretta online streaming. Volete salutare qualcuno? No, no, anche no, anche si può anche chi dire, se ne frega di quelli che si sono può, a casa. Si può dire chi se ne frega di quelli che sono a casa. Potevate venire qua. Che si, può, si, può, si, può, si può, si può partecipare. Si paga, non si paga. Non si paga. Addirittura no. Non si paga. Una delle poche cose in al Italia mondo che non che vengono paga. Buttate là gratis, pensate. Allora, adesso noi vi faremo alcune domande alle quali voi dovete tentare di rispondere. Allora, le regole le ripetiamo anche per chi è a casa, ma soprattutto per noi, chi è a casa se ne frega. Allora, noi faremo una domanda. Alla fine voi non dovrete iniziare a scrivere, anche se vi verrà in mente la risposta durante la nostra domanda, solo al nostro via potrete sì. Iniziare a scrivere alla fine, quando riterrete che la domanda sia stata conclusa, sia conclusa e, solo lì potrete suonare e prenotarvi. Alla prenotazione tutti si devono bloccare, tutti, voi nel caso dovrete fermarvi, esatto. Saremo severissimi. C'è un minuto di tempo. Severissimi, tu fai sì. La faccia severissima, se no vi sguinzaglio lui. Che... Quella domanda va a monte, come va. Si suol dire. Allora, domande sul sergente della neve. Siete d'accordo, no? Avete letto questo? Questo, avete letto, letto un altro? Quasi. Non mi piaceva, ho letto un altro. No, vale. Dopo due righe ho cambiato, no. Bene. Allora, e... noi siamo pronti. Dietro c'è sempre la giuria che incombe. C'è una giuria, quindi che non, insomma, è una cosa così, non saremo noi a decidere... Prenderci la responsabilità. Sì, no, loro. Assolutamente. Anche se noi l'abbiamo letto e sappiamo quasi tutto. Sì, non è che abbiamo letto Wikipedia mezz'ora fa. Okay. Non ci hanno creduto. Allora cominciamo con la domanda number one. Allora, vuoi farla tu? La faccio io. Allora, occhio, daremo noi il via dopo la domanda. Ok? Allora, cos'è la Katiuscia? Via col tempo.
Via col tempo, un minuto a partire da questo istante. Scrivete vogliamo in stampatello dire... in maniera comprensibile, stampatello leggibile, perché vogliamo, poi leggerà Ramiro. Vogliamo dire che il torneo di lettura 45. È organizzato da... PN Bozze. Ah sì, prenota legge. L'Istituto no, Mattiussi. Fermi tutti. Fermi là. Ottimo. Alziamo la lavagna. Vediamo. Vuoi leggerla tu? Sì, sì, gira. Allora, arma pesante con 72 colpi. Tu capisci la controprova? Ah, io. Sì. Allora, arma pesante, 72 colpi, io la terrei lì in caldo, come la brovada col coperchio, e leggerei la risposta dell'Istituto Don Bosco, leggi tu che io no. Artiglieria, missili russi. Siamo come gli indiani questi. Sì, mancano gli articoli. No, tu leggi non li tu. Usate Don Bosco, no? No, perché... Parlate così. Allora la prossima domanda la facciamo... Leggi tu qui, cosa capisci? Artiglieria, missili russo. Mamma mia, ma che libro avete letto, ragazzi? Allora un attimo. Qua c'è bisogno della giuria. Perché... Adesso ci sarà un balletto di 10 minuti per okay. capire che... No, bene, brava, scrivi abbastanza bene. Allora... migliorerei le R. Le R migliorerei. Allora, la giuria dà il voto... Lancia razzi russo, quindi. Lancia razzi russo era la risposta giusta, per cui il punto, colpo di scena, va al Don Bosco! Questo fa capire la difficoltà. Tu che avresti scritto che cos'era la Katiuscia, tu rispondevi chissà cosa. Immagino. Allora, un punto andiamo al Don Bosco. Andiamo alla domanda numero due. No, non è successo niente. Gli diamo un po' di vantaggio e poi li puniamo dopo. Fermala. Domanda numero due. Era qua? Che disastro. Schiaccia solo perché bene. Tu non hai ancora strappato il foglio. Ma... Vabbè, dopo. Attenzione, domanda numero due. Allora. Silenzio, concentrati. State pensando al romanzo? Miguel? No, ti vedo. Una crosta di terra sul viso. Virgola. Non dire di sì. La barba come fili d'Italia, virgola. I baffi sporchi di muco, gli occhi gialli, i capelli incollati sulla testa dal passamontagna, un pidocchio che cammina sul collo. Chi è il soldato descritto con queste parole? Via con il tempo! 60 secondi per voi, Don Bosco. Don Bosco, fermi tutti. Don Bosco. Fermala. Avevi già scritto, non si capisce quello che... Allora, sentiamo il Don Bosco. Sentiamo la risposta. Mario Rigoni. La risposta è il sergente Rigoni. La risposta è... esatta! Esatta! Non niente proprio, niente. Metti un dito qua. Metti un dito così. Vogliamo far vedere il tentativo di risposta del Mattiussi? Guardate, si capisce poco, eh. Tentativo di risposta del Mattiussi. Fate un sghiribis. Fai un sghiribis. Dopo dice, ma voi non capite la mia scrittura. Scrivi Carlo Conti. Importante scrivere, scrivi importante. Qualcosa. Come a scuola, importante scrivere. Dopo, sull'interpretazione. Dopo si può discutere. Dopo si può discutere. Esatto. In Italia è così. Prima fai quello che vuoi. Poi si discute. Poi caro, si paga. Lo imparerete. Siamo corruttibili. Si sappia, siamo corruttibili. Prima, bene, durante, allora andiamo con domanda la terza domanda. Come si chiama il bracco del caporale Pintossi che discute sempre di caccia con il sergente Rigoni? Via con il tempo e via con la scrittura, se ci sono delle idee che supportano la stessa. Come si chiama il bracco? No. Non dite Baldo perché non vale, eh? Non, solo 43 stai secondi. Stai citando cartoni animati che loro... Bracco Baldo. Ma che è? Francesco V. Non si vede più sì e no. Francesco T. Me lo ricordo appena io. Come siete? Miguel? Mancano 30 secondi, discutete, tranquilli. Senza, tranquilli. Non ad alta, 20 secondi.
Bene, allora, questa è la tosta. Allora, dicevamo che il torneo è valido, è organizzato da PN Box e da Pordenone Legge. Con il sostegno di .it, con il sostegno della banca BCC. Dobbiamo dire BCC. BCC. Almeno 5 volte. BCC. Basta, adesso siamo a posto. 2 secondi, 1 secondo, stop! Su, ecco la risposta del Mattiussi. Stiamo migliorando però, Vediamo la risposta del Don Bosco. No, è vero che si può scrivere un po' tutto... Hanno scritto Baldo. No. Baffo. Forse abbaiava anche come personaggio, me lo vedo, però no, non era Allora, purtroppo non ci siamo. Purtroppo era, almeno non abbiamo la possibilità di infliggere punizioni corporali ai partecipanti. Tanti, però anche se lo meritano. Allora, nessuno. No, ho visto dei passi in avanti, però, da parte del Mattiussi. Almeno un segno l'hanno fatto. Allora, la risposta esatta era Dick. Il vuoto, la steppa russa, cioè, tu lo sapevi. Sì. Scrivi Laika, scrivi. Lo sapevi, vabbè. Allora, siamo ancora 2-0. Carlo, grazie. Allora, passiamo alla domanda numero 4. Cancellate tutto. Cancellato? Avevi poco da cancellare. Oh. Attenzione. Concentrati. No, li sto spronando io. Si vede, infatti. Sì, allora, attenzione. Sì. Qual è il numero di matricola di Rigoni? Via con il tempo, un minuto, un gesto emblematico da parte di una concorrente del Mattiussi sottolinea il fatto che, insomma, la domanda sia abbastanza impegnativa. Si prendono dal Don Bosco. Francesco, allora, stop, anche voi. No, anche voi. Allora, attenzione, la leggiamo. Risposta è 15454. Prefisso? 0434. Perfetto, domanda, cioè risposta, no, esatta. La risposta è esatta. Il numero di matricola. Carlo, niente, era difficile. Almeno prefisso. Grazie Carlo. Almeno prefisso. No. Numero di piedi, di scarpe. Vabbè, dai. Ma vi è sovvenuto? No, niente, proprio. Andiamo con la domanda numero 5. Perché me l'hanno dato da leggere a Natale, forse per quello. Sono dimenticati? No. No, una settimana fa. No, stillare. Allora, questa, adesso non voglio, però io stesso. Saresti disarmato. No. Domanda numero 5. Neanche farla, dai. no, la facciamo. Allora, cos'è una balca? Via con il tempo. Scrivere in stampatello in maniera comprensibile. Forza Mattiussi. Una balca. Siamo vicino a un fiume. Simone. Aia, niente. Una balca. No, la balca è la balca. La balca. Siamo anche detto vicino, male. Vicino, alla, detto, vicino alla Cina. Fiume, la balca. sì, prenota Don Bosco, colpo di scena, non si era mai prenotato finora. Strano. Allora, sentiamo. È un avvallamento. Con quante V? 2. Questo ci frega. Sì. La risposta è avvallamento. Va uguale! Allora è giusto! Sì, poi ci poteva scrivere. Punto. Cosa avevi scritto? L'avvallamento del si poteva un po'. Vabbè, però bene. Devo dire che bravo Carlo, vedi che adesso non serve più che lo dica. Segni di ripresa da parte del Mattiussi, lo fa. Avevano scritto qualcosa di tangibile che non c'entrava niente con la risposta, però almeno un tentativo di un abbozzo c'era. Allora, abbiamo finito il primo gruppo di 5 domande. Siamo? Almeno non c'è il cappotto. Bene, allora siamo 4-0 per ora, per ora. Adesso ci stiamo. Sappiate che si può recuperare. Ci sono delle domande che valgono 7-8 punti. No, non è vero. Ancora no. No, però, adesso ecco, noi gli diamo un po' di vantaggio e poi il secondo giro li superiamo. Allora, nel frattempo, però, noi vorremmo entrare un po' nel vivo di questo romanzo, giusto? Sì, devi dirti sì, se no non usciamo. No, perché allora, entriamo nel vivo e vorremmo sentire... È l'ora giusta. No, però l'ora è della Marenda, a dire la verità. L'avete portata la Marenda? Sempre la Marenda. No? Avete marendato? Tu ce l'hai? E voi qua come siete?
Ce l'avete? Miguel, la Miguel fa solo la siesta, lui non... Ce l'avete? O fai anche la merenda? È un posto conviviale, conviviale, si marenda tutti insieme. Nel frattempo, mentre noi mangiamo, però, vorremmo sentire un commento. Un commento. Un commento al libro di Mario Rigoni Sterne, e così un commento critico. E alla fine di questo commento, il protagonista di questo video farà anche una domanda che varrà per voi. Per cui alla fine, fate attenzione, perché alla fine del video... Quando non giratevi verso noi, perché non saremo noi a farvela. Quando diremo noi via, potrete iniziare a scrivere, non sì. Durante la domanda, mi raccomando. Forse loro un po' prima. No. Ma la legge... Vabbè, visto che siamo in Italia, allora sì. Sì, la legge può, non è uguale per tutti. Chi paga di più è un po' più uguale. Allora in realtà non è così. Allora, no. Sentiamo il commento di Alessandra Merighi che scrittrice, è una scrittrice oltre che professoressa. Sì, che professora. Professora ma, insomma, ma anche ha scritto, è qui come scrittrice. Come l'acqua. Uguale all'acqua. Uguale. Stessa roba. Cosa stai dicendo? Come oltre, scriverà oltre l'acqua, ma dopo ha scritto come dopo la pioggia. No? Dopo la pioggia. Di bene. Hai il microfono, usalo. Oltre l'acqua. Oltre l'acqua. Un libro di chimica che parla di questo solvente, di come sia in grado. Di queste soluzioni. Allora, sentiamo Alessandra Merighi, il suo commento e la domanda. È la domanda. Prego, continuo. Sarebbe un inganno il nostro passaggio qui, se i colori dell'orizzonte non scandissero l'avvicendarsi delle stagioni. Un mattino calpestiamo le foglie secche e il loro scricchiolio. Il giorno seguente scivoliamo sul loro manto ghiacciato e subito dopo le ritroviamo in alto, pronte a sbocciare. L'autunno si è irrigidito e poi è diventato primavera, sugli alberi e nel nostro cuore. Percorrendo le pagine di Mario Rigoni Stern, mi sono infilata nel lungo inverno delle cose del dolore. Un inverno che ha trasformato la rassicurante lentezza dei suoi suoni consonantici in una fermezza inesorabile che nulla concede, né una sosta né un barlume di calore. Ho marciato come non avevo mai fatto con il giovane sergente e i suoi compagni, fino a confondermi con lui, nel grigio della neve, del fumo dei camini, degli occhi dei muli e degli uomini. Ho marciato senza gambe, senza braccia, senza testa, con la gola piena dei sassi della disperazione. Ero solo sonno e stanchezza, ma non riuscivo a dormire, neanche nei brevi momenti in cui avrei potuto. Un continuo dolore allo stomaco mi teneva sveglia. Era la follia della storia che pungeva, quella storia con la S maiuscola che da migliaia di anni, se vuole, azzera i colori e li butta nei fossi. Il mio cuore era buio, come una notte di tempesta su un oceano di pece, anche col sole. E spesso, nonostante il buio, ho visto sfavillare il terrore negli occhi delle vedette e ho capito che quel terrore era il mio. Mi sono agitata nei pochi metri di spazio della trincea, ma non ho avuto scampo. La mia paura non sapeva dove andare o cosa fare. Ho continuato a camminare tutte le pagine del sergente ed ogni passo pesava tutta la fatica del mondo. Il ginocchio tremava mentre si sollevava e lasciava riaffondare nella neve l'altro, tra le bestemmie dei miei uomini e le loro imprecazioni, più forti e roboanti dei colpi dei mortai russi che sparavano su di noi. Avanzavamo sempre insieme, eppure mi sono sempre sentita sola. Da sola mi sono saldata le scarpe ormai a pezzi intorno ai piedi, con del filo di ferro e qualche straccio. Da sola mi sono curata la piaga aperta dal cuoio secco sotto il malleolo. Da sola, ho pensato, mi sarei sciolta nella mia dissenteria. Non so che cosa mi abbia tenuta in vita. Il senso del dovere, l'istinto della sopravvivenza, la rabbia che usciva nel mio sputo giallo. Forse la fedeltà a quello che non ho mai smesso di ripetere ai miei compagni. Qualunque cosa succeda, ricordatevi e mettetevelo bene in testa che dobbiamo restare sempre uniti. Ancora adesso, come allora, non ci rimane altro, restare uniti.
Ed ora ragazzi la domanda a voi. Nel primo paese in cui gli alpini si riparano dopo la tormenta della notte, uscendo dal rifugio antiaereo dove aveva trovato riparo, Rigoni vede da un edificio, forse una scuola, pendere due bandiere. Quali sono? Via con il tempo, 60 secondi da questo momento. Allora, due bandiere, quali sono le due bandiere che pendono? Ah! Oh! Il Mattiusi, fermo! Sarebbe già da togliere da togliere 2-3 punti secondo me. 2-3. Peggio tutta Rocky. Allora porta microfono, portavoce, portavoce, porta leggiamo, mostra la lavagna, alziamola. Parla pure tu. Agevola. Gira. Ecco. Vai. La bandiera della Croce Rossa e la bandiera italiana. La bandiera della Croce Rossa e la bandiera italiana. Per me è giusto, questa vale 3-4 punti secondo me, eh. Certo. La risposta è corretta! Cosa avevano risposto i ragazzi del Don Bosco? Italiana e croce. Sa neanche scrivere. Stai per scrivere rossa? Scrivere. Oh, finalmente. Bene. A un punto. Ma allora... Andiamo avanti. È la prima volta che rispondono a una domanda del prof. Perché di solito non. Allora, era del prof. L'unica cui... Allora, però è interessante il commento della prof. Della scrittrice. Sì, interessante, sì, un dire... acuto molto preciso. Sì, è originale. È originale. Circostanziale. Attenzione, allora. Domanda numero 7. In quali due modi, e vanno scritti entrambi, di solito il maggiore Bracchi chiama Rigoni via con il tempo, due modi, due risposte che valgono un punto, scrivete in stampatello in maniera comprensibile, si prenota per Don Bosco. Risposta, agevoliamo la lavagna verso Barba di Becchi e Veccio. Ripetere. Barba di Becchi, Veccio. Perché ne vedeva tanti. Barba di Becchi, la risposta è? Sì, giusta, però... Vediamo di qua, c'è polemica, eh? Vediamo cosa... Perché... Vediamo, leggiamo la risposta vostra. Barba. Sì? Barba Veccio. Barba Veccio, avete sintetizzato un concetto più ampio. No, io darei la risposta giusta, anche se è... C'eravate. È singolare. Cioè, c'eravate è vero quasi. Che con il freddo vedi doppio, però Barba di Becchi... La risposta giusta era barba di Becco e Veccio. Allora possiamo ancora, l'ottava domanda. Carlo, ho un ragioniere qua. Ragiona più di voi questo? Stavo per dire possiamo ancora farcela perché mancano tre domande. Allora la situazione è 5-1. Sento che tira qua. Andiamo con la giacca. La domanda numero 8. La domanda numero 8. Attenzione. Allora, attenzione. Cosa dice sempre Giuanin al sergente Rigoni? Via. Parlate a basso volume. Ce l'hai lì. Vai. Vai che non stanno. Vai veloce. Tanto vogliamo ricordare. Dare, non lo so, non che disturbate. Mancano 40 da casa, non disturbate. Si prenota il Dombo, fermala. Sentiamo la risposta del Don Bosco. Sergente Maggiù, Gerivarema Baita. La risposta è, nonostante una, scritto giusto. Le impronte digitali, è estremamente corretta, ma giusto per farvi capire gli avversari che abbiamo di fronte, leggiamo la vostra. Quando arriveremo a Baita. La risposta giusta è indiscutibilmente a Don Bosco, Istituto Don Bosco. C'eravate quasi. Mi piace perché allora
Esther nel tempo libero, sì, fa... che ha adesso durante le risposte, si dipinge anche le unghie. Col pennarello. Ah, cioè dopo aver scritto la risposta ha il tempo per sbeffeggiare gli avversari. Non si fa, non si fa. Allora siamo, oh, siamo 5 a 1. Vanno rispettati. Siamo 5 a 1, quindi no, siamo 5... avete già tolto, avete già... Io, cioè, io no, io male qua. Io male 5 qua. A 1. Perché c'è lì... 6 a 1. Ce la facciamo. Poi c'ho i rigori e lì gli diamo la stoccata finale. Domanda numero 9. 9. Attenzione. Cos'è la mugila? Via con il tempo, 60 secondi. Mugila è un qualcosa che voi dovete descrivere con parole vostre, parole del Don Bosco. Vai. Collina. Una collina. Collina. Voi avete qualcosa da opporre da, a questa... Ma neanche a voce, neanche a voce. Neanche, figurati. Niente. La domanda, la risposta è... stiamo chiedendo alla giuria. La giuria, la perché risposta non è detto, perché... No. Collina, sì. Collina, collina è un'altra collina roba. È un'altra roba. Collina noi, stiamo parlando noi stiamo di, parlando di una montagnola. Ora, la differenza tra... No, no, allora, ve la Samuele, vedete, per favore. Ve la vedete con loro. Allora, vuoi discutere di queste cose? Guarda che ti moliamo giù un professoron qua, eh? No. Ma c'è un fior di professoron. Guarda che chiamiamola Merighi. Chiamiamola Merighi, a casa tua dopo. E discutete. Col metro, cos'è? Collina e cos'è montagnola? No. La mugila è un montagnola. Una montagnola. Oppure al limite un monticello. Monticello. Se dal russo... Esiste la parola monticello. Mogila, che significa anche... tomba. Tomba. Quindi immaginate collina che montagnola. Non può essere la perché montagnola è più bassa della tomba. Montagnola è più bassa di collina, secondo te? Montagnola. Vabbè, non entriamo, non entriamo. Però non è che cioè, è per non umiliare i ragazzi. Ma che no, no, cioè, no, possiamo ancora farcela, quindi togliamo, farcela. Ah no. Ehi. Ci siamo? L'avete letto? Facciamo sì. Facciamo la decima, allora. La decima. Ah, tocca a me. Allora. Attenzione. Miguel, in quale giorno si combatte la battaglia di Nikolaevka? Via con il tempo, un minuto. Via. Un minuto, in quale giorno si combatte la battaglia? Fermala, fermala, sentiamo il Don Bosco. 26 gennaio 1943. Cosa stava per scrivere il Matteo? Si stava, ce l'avevano, ma al punto... Però guarda che bene che scrive lei, vedi? Sì, ma metà risposta. Ho capito, però metà scrive risposta. Bene. In stampatello. Guarda la G di gennaio, è uno spettacolo. Veramente, brava, complimenti. Io mezzo punto anche a Matteo. Io anch'io. 7 a 1. Vedi tu, diamo aria alla scella, che così... 7 a 1. Possiamo farci, ci sono i rigori. No, così. Ci sono i rigori. sui quali so che siete preparati, no? Simone, guardavi il vuoto cosmico. Dopo ci sono i rigori, eh. Allora, siamo a 7 a 1. 7 a 1. A questo punto però... Adesso... Noi diamo un altro contributo. Oltre a dire il sostegno, chi è che sostiene tutta la baracca qua? La BCC. Basta così. La BCC. Potrebbe fare meglio, potrebbe ma fa già tanto, sempre. Abbastanza. Potrebbero fare dire. Molto di più, ma però. È normale che insomma piuttosto, si comincia con poco. Piuttosto per poi... di niente. È meglio piuttosto. Esatto, e dopo questo antico adagio, noi andiamo a sentire il commento. Anzi, no, la lettura. La lettura. Perché, il commento l'abbiamo già avuto. Sì. Adesso c'è la lettura, chissà cosa ci aspetta. La lettura di un... No, no, nel senso, in senso buono. Allora, nel senso buono. Perché, cosa pensate? Allora, un pordenonese che legge, che non è... Uno che troviamo così, la pallastrada, come si dice, partagliano. È un personaggio... riconosciuto, riconoscibile, diciamo famoso, riconoscibile, e poi è riconoscente anche tante volte, sì, perché dice grazie. Anche riconoscente. E Antonio Liberti, che è un giornalista, e quindi sentiamo da lui un brano tratto da Il sergente Moto al luogo. Compresi gli uomini del tenente Danda, saremo in tutto una ventina. Che facciamo qui da soli?
Non abbiamo più quasi munizioni. Abbiamo perso il collegamento con il capitano. Non abbiamo ordini. Se avessimo almeno le munizioni. Ma sento anche che ho fame e il sole sta per tramontare. Attraverso lo steccato una pallottola missibile vicino. I russi ci tengono d'occhio. Corro e busso alla porta di un'ISPA. Mi sono dei soldati russi là, dei prigionieri? No, sono in armi, con la stella rossa sul berretto. Io ho in mano il fucile, li guardo impietrito. Essi stanno mangiando attorno al tavolo. Prendono il cibo con il cucchiaio di legno da una zuppiera comune e mi guardano con i cucchiai sospesi a mezz'aria. «Mniejo ceste a jest!» dico. Vi sono anche delle donne. Una prende un piatto, lo riempie di latte e miglio con un mestolo dalla zuppiera di tutti e me lo porge. Io faccio un passo avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. Il tempo non esiste più. I soldati russi mi guardano, le donne mi guardano, i bambini mi guardano, ma nessuno fiata. C'è solo il rumore del mio cucchiaio nel piatto ed ogni mia boccata. «Spasiba», dico quando ho finito. E la donna prende le mie mani il piatto vuoto. «Pajosta», mi risponde con semplicità. I soldati russi mi guardano uscire senza che si siano mossi. Nel vano dell'ingresso vi sono delle arnie. La donna che mi ha dato la minestra è venuta con me per aprirmi la porta e io le chiedo a gesti di darmi un favo di miele per i miei compagni. La donna mi dà il favo e io esco. Così è successo tutto questo. Ora non lo trovo affatto strano a pensarvi, ma naturale, di quella naturalezza che una volta deve esserci stata tra gli uomini. Dopo la prima sorpresa, tutti i miei gesti furono naturali. Non sentivo nessun timore, né alcun desiderio di difendermi o di offendere. Era una cosa molto semplice. Anche i russi erano con me, lo sentivo. In quell'ISBA si era creata tra me e i soldati russi e le donne e i bambini un'armonia che non era un armistizio. Era qualcosa di molto di più del rispetto che gli animali della foresta hanno l'uno per l'altro. Una volta tanto le circostanze avevano portato gli uomini a saper restare degli uomini. Bravo, bravo, veramente. Bravo. No, poi senza occhiali non è no, ma era... No, sì, beh, devo dire, è un libro semplice. Interessante, no? Per chi l'ha letto, perché l'avete letto. Sì, l'avete letto. Allora, ragazzi, a questo punto la situazione è quella che vediamo. Quella che vediamo, cioè 7 a 1. C'è possibilità, se sbagliano tutti c'è possibilità. Allora, i rigori dei libri, le regole le conoscete, le ripetiamo. Abbiamo... Noi diciamo un titolo. Il titolo di un libro. Rispondete. L'autore. L'autore. Okay. Che ha scritto proprio quel libro là, no? Un autore a caso. Sì, quello lì. E avete 5 secondi per secondi. Farlo, va bene? E cominciamo da voi che perdete, certo. Allora, siete pronti? I rigoristi qui sono, giusto per farlo capire, a casa... Ok, benissimo. Francesco, Samuele, Giulia, Esther ed Emily. Non per ricordarlo a te, ma per quelli a casa. Ricordatelo a me anche. I rigoristi chi sono? Sulle mani. Bene. È facile, tutti dietro. Bene, allora partirei da Emily. Allora, La montagna incantata. Thomas Mann. Ah, devi aspettare 5 secondi. Carlo. Occhio. Aia. Ragione e sentimento. Jane Austen. Bravissima, bravissima, bravissima. E siamo a due anche dall'otto. Bravissima, Aya. La bella estate. Quasi. Secondi. 3, 2, 1. 0. E quindi va di là. No, devi dire chi è. Ah sì, Cesare Pavese. Cesare Pavese, così. Il visconte dimezzato. C'eri quasi, Italo Calvino. Ci avevi pensato, eh? Esther, Madame Bovary. Flaubert. Esatto. Vai, bravo, trattieni. Esatto, Simone. Sta Flaubert. Guerra e pace.
presa, Moshe, anche il microfono. Tolstoi. Allora, Samuele, i figli della mezzanotte. Rushdie. Lui è così. Sembra che... È vero. È vero. È un po' così. Tu la butta là. Sentiamo Giusy. Eva Luna. Ah, Isabella Allende. Anche tu, ho visto che ce l'avevi in mente, però non riuscivi a tradurlo. Giulia, vai. Come sei? È lì. Vale la pena farla? Sì, la facciamo. Cioè, non è che ti rifiuti, no? Si fa. Bene, allora. Gli indifferenti. Moravia. Esatto. Ah, potevi dire... Esatto. Potevi dire un nome come un altro. Cioè, la ci spocchia sei? Di Carlo non Sonia. Ha neanche più tolto la mano. L'ultima per noi, non distraiamoci. Le mosche del capitale. Volponi, Paolo Volponi. È andata così, 11-2 per l'Istituto Don Bosco. Bene, tieni Emily. Ci abbiamo provato, Ci abbiamo bravi, provato. Beh, insomma. Allora, ragazzi, noi vi ringraziamo per la partecipazione e ci sono i premi. Soprattutto... Che fa Carlo? Devi stare così. Così, pensa, adesso rifacciamo tutto dall'inizio, no? Perché non è andata bene la registrazione, tu devi stare così. Allora, ci sono dei premi. Te lo abbasso un po'? Ci sono dei... Scusa. No, puoi alzare lui, no? Te lo abbasso. Così è un po' meglio? Sì, dai. Sì, sennò il cingolo... un attimo perdere il braccio. Allora, un ci sono dei premi, Ramiro, giovane, di consolazione. Ci sono dei premi di consolazione. Ci sono dei premi di consolazione per l'istituto, i ragazzi del Mattiussi. E sono dei sottobicchieri, sembrano. quelle cose avanzate in qualche magazzino. Voi frequentate Pordenone Legge? Sì. Abbastanza. C'è l'altra riserva? Avete mai visto qualche evento a Pordenone Legge? Si dice di sì, anche perché siete qua grazie a Pordenone Legge. Poi c'è niente. I premi non di consolazione. Ma non li voglio, padre. Non li volete? No? Francesca. Per gentilezza. Vabbè, allora. Diamo una busta. Ecco qua. Come ai matrimoni. Ce la fai con due mani? Sì. Non sapevamo cosa farvi, vi abbiamo fatto una busta. Una busta. È sempre gradita una busta. Sì. Ecco qua. Regalarvi una lavatrice, sembrava esagerato. Vediamo una busta. Quante buste hai, Ramiro? No, perché quella di Samuele. Samuele, due, tre. Ecco qua. Bella puntata, alla fine, per te alla e fine, una per me. Il sega aperto, tu ce l'hai, la vuoi? Ah, ci sei tu. C'è un'altra riserva? Sì, e c'è. Perché non è voluto venire? E non c'è una riserva della riserva? No, Doveva studiare. Scusa banale, la solita scusa. Doveva studiare. Non vengo perché devo studiare. Oggi c'è compito, non vado, devo studiare. Allora, ragazzi, noi vi ringraziamo. Vi ringraziamo a nome di Pordenone Legge e anche di Punto It. Sono due entità diverse. Sì, dalla fondazione. E anche di PNBox. PNBox che ci ospita. Che sembra un garage. Non è un garage, in realtà. Cioè, poi ripuliamo, mettiamo dentro le macchine. Però adesso non è un garage. Ci fanno della musica, dell'ottima musica. Non sempre. E noi vi aspettiamo ad ascoltarla, la musica. No, che è la musica. Sì, ma anche noi streaming. Dove sono? Stavo parlando con Carlo, un attimo. Carlo, mercoledì prossimo alle 16, cosa farai? Libero, vieni a farmi da molletta. Guarderai il computer, non nei soliti siti tuoi, ma ti collegherai su Pordenone Legge. Voglio mi vedere, raccomando, punto per favore. Anche perché non le pordenonesi che Pordenone Legge ci sarà e BCC scritto così, non BCC.it. E che questi qua qua
Adesso manca, la quarta squadra che insomma oltre al Flora, verrà, oltre a Leo Maior, oltre al Don Bosco, la vincente tra Liceo Grigoletti e l'Isis Zanussi. Secondo me vince, ecco, l'Isis, vince l'Isis di sti tempi, dipende da che armi usano. Esatto, dipende. Allora, noi diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo, ore 16, ore sempre 16. Qui o davanti al computer, per la quarta ed ultima giornata di selezione. Di dei selezione, poi ci 4. Saranno le semifinali, quindi voi sarete sorteggiati e vedremo quali saranno le accoppiate. Bene, è già stato fatto. Il Fumatia? E quindi il prossimo. Il prossimo è allora, il libro che dovete leggere per giocare noi da casa è il Fu Mattia Pascal. Cioè, oppure guardare le figure, Fu Mattia Pascal. Meglio. Così. Grazie Pierre Box, Pordenone Legge, BCC, basta, abbiamo detto tutto. Abbiamo detto ragazzi, tutto. Ma sì, dai. Grazie. È un gioco. La giuria. Erika, Davide, Carlo, Giuliana, David, grazie.